nuovo video. Allora, mi dispiace per le mie pessime condizioni, ma fa caldo. Fa tanto tanto caldo. Non venitevi a dire che in Italia fa più caldo, quindi bla 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 bla. Abbiamo capito che in Italia fa più caldo, il mio problema è che io non reggo il caldo, qualsiasi paese sia. Per me dopo i 22 gradi fa caldo. Fine. Quindi, siccome sono dei giorni che abbiamo una cosa tipo come 35 gradi, con tipo un botto di umidità, solitamente qua in Canada non c'è tanta umidità, ma quest'estate non ce la faccio. No, non siamo qua per fare un video sul caldo, siamo qua per fare un video che mi è stato richiesto da tanto tempo e l'ho rimandato un sacco di tempo, ma perché? Non perché io non avessi voglia di parlarne, ma proprio perché avevo fatto altri video, in mezzo si mettevano altri video, insomma bla bla bla. Allora, oggi vi farò un video sempre riguardo al Canada. Oggi farò un video riguardo al mio percorso di studi. Parlerò sia dell'università italiana sia dell'università canadese. Non sarà un Italy vs Canada, sarà sì, magari un pochino Italy vs Canada, però sarà più un video un po' più chiacchiericcio. Se avete voglia, io comunque ho fatto altri video riguardo all'università canadese, sia su come funzionano gli esami, come funziona la tesi, sia sulla difficoltà anche dell'università. Tutte quelle informazioni che se vi possono interessare ve le lascerò linkate qua sopra. E niente, quindi oggi parleremo un attimo del mio percorso universitario. Allora, io ho iniziato l'università nel 2012, ottobre 2012, che vecchia che sono, e ho fatto l'università a Padova, ho fatto la pendolare, non ho vissuto a Padova, quindi la mia vita sociale italiana non è esistita. Per fortuna che sono partita almeno 5 mesi in Erasmus, se non fosse stato per l'Erasmus, la mia triennale è stata decisamente tipo la cosa peggiore della mia vita, onestamente, sia per l'università in sé, sia per il fatto che quando fai la pendolare ti perdi tutto, ti perdi proprio tutto. Ma vabbè, siccome non sono stata l'unica pendolare della vita, sicuramente i pendolari capiranno di quello che parlo. E niente, ho fatto la pendolare non perché, non per essere qua a lamentarmi dicendo ho fatto la pendolare, no, è che semplicemente io vivevo comunque a Venezia, non ero così lontana da dire oh my god, mi trasferisco. Però allo stesso tempo, sì, ci mettevo poco per arrivare a Padova, perché se prendevi il regionale veloce ci mettevi 15 minuti, però la mia università purtroppo non era l'università statale, quindi per chi abita a Padova magari dirà oh, vabbè, di cosa ti lamenti che ci si mette poco ad arrivare a Padova, e beh, la mia università purtroppo non era quello statale, che è principalmente quella tipo in centro Padova, che è appunto dalla stazione dei treni, non è lontana. La mia università era un culo al mondo insieme alle mucchette, quindi ci mettevo almeno una quarantina di minuti con l'autobus dalla stazione all'università. Gli orari dell'autobus erano pessimi perché c'era solo un autobus che arrivava là. Insomma, vabbè. Io avevo fatto il test d'ingresso, questa era un'università abbastanza nuova in quel periodo, erano tipo una cosa come 2 anni che esisteva, era un'università privata, è tuttora privata se non mi sbaglio. E c'era il test d'ingresso, c'è tuttora il test d'ingresso, ma forse adesso prendono più persone. Io quando avevo fatto il test d'ingresso ne prendevano solo 100. Allora, io ho fatto traduzione, interpretariato in criminologia alla triennale in Italia, e voi mi direte che cazzo c'entra criminologia con quello che hai fatto, sì, lo so, però era un'università un po' particolare, nel senso che se tu alla fine dei tuoi studi volevi continuare con criminologia, potevi benissimo farlo, perché appunto facevamo tanti esami di criminologia. Allora, prima di tutto, quando tu fai una facoltà del genere, tipo traduzione e interpretariato, che sia chiaro, non è fare lingue, non è fare lettere, sono due cose completamente diverse, perché traduzione e interpretariato ti insegnano le tecniche, quindi tu la lingua la devi già sapere, quindi se scegli due lingue, dovevi sceglierne due lingue per forza, devi avere già una buona base di quella lingua, altrimenti rischiavi di fallire miseramente. Quindi questa cosa ce l'hanno messa comunque in chiaro abbastanza, per modo di dire. Quindi quando fai traduzione e interpretariato, quando vai a fare una specialistica, una magistrale, devi scegliere o traduzione o interpretariato, non si possono fare entrambe. Appunto questa mia laurea mi dava anche la possibilità di continuare con criminologia. Io all'inizio avevo anche fatto criminologia perché appunto mi interessava, e forse alla fine della triennale avrei voluto andare a fare criminologia e continuare con questo, solo che vabbè, ho cambiato idea. Quindi io quando ho fatto il test d'ingresso, avevo fatto il test d'ingresso per inglese e per russo. L'inglese era obbligatorio, invece la seconda lingua potevi scegliere tra russo, francese, spagnolo, tedesco e credo queste fossero le 4 lingue disponibili, poi ne hanno fatte di altre disponibili, ma queste erano le principali, ecco. Quindi io ho fatto l'intesa d'ingresso per russo perché comunque avevo una base, poi avevo passato tutta l'estate comunque a ripassare, a fare tutto, avevo passato appunto il test d'ingresso, mi ero iscritta a tutto quanto, per poi capire che effettivamente il livello di lingua che loro volevano era decisamente molto di più di quel che dicevano, del tipo vogliamo solo una base, va bene, perché tanto rifaremo la grammatica. Sì, abbiamo rifatto grammatica, ma insomma l'abbiamo fatto molto superficialmente il primo anno, poi basta. Quindi tanti esami, sia di traduzione sia di interpretariato, era principalmente, sì, non erano esami in cui avevi blocconi di libri da studiare, però comunque
comunque se tu non sapevi la lingua erano degli esami molto tipo a culo, cioè se tu potevi andare a fare quell'esame e farlo magnificamente come potevi farlo e andare di merda. Qual era il problema di questa università? Il problema di questa università è che avevamo un botto di esami. Gli esami linguistici erano, si facevano una volta all'anno, si facevano a giugno, quindi se non li passavi, vabbè, andavi a settembre. Però comunque tu avevi esami annuali, che appunto arrivavi a giugno, che avevi una cosa come 30 esami. Non sto scherzando, quando lo dico la gente non me crede. Però ogni lingua era un blocco unico, dove avevi un voto unico. O forse all'inizio era diviso tra orale e scritto, ma a un certo punto avevano messo un blocco unico. Questa cosa mi urtava tantissimo perché magari andavo meglio negli scritti, andavo meglio negli orali, quindi ti rovinava un sacco la media. Era gestito il blocco di lingue, il blocco di lingue era gestito tra orale e scritto, poi a un certo punto li hanno messi insieme, non si è capito più niente, però vabbè. Avevamo per esempio traduzione, era inglese, francese, francese, inglese, e stiamo parlando già di due esami solo per il francese, stiamo parlando su... Quindi anche inglese era la stessa cosa. Poi avevamo interpretariato, che avevamo tipo sempre attiva e passiva, quindi avevamo consecutiva, attiva, passiva, quindi consecutiva dal francese all'italiano e dall'italiano al francese. Poi avevamo simultanea dal secondo anno, quindi le simultanee si faceva per fortuna solo da una lingua, quindi si faceva dalla lingua in italiano, quindi verso la tua madrelingua. E poi al terzo anno, vabbè, i prof sono schizzati, hanno deciso di farlo, e vabbè, lasciamo stare. Quindi poi avevamo tipo trattativa sempre là, tipo francese, inglese, inglese, francese, insomma era un casino, avevamo un botto di esami che onestamente tanta gente direbbe vabbè ma sono esami pratici, cosa vuoi che sia, non è mica come studiare. Onestamente io andavo meglio negli esami in cui dovevo studiare come una malata di mente, perché per me questi esami, che principalmente sono degli esami che si va a culo e basta, perché tu puoi essere preparatissimo su un argomento, andare agli esami e ti capita un testo, boh, su come si produce il legno e magari non hai neanche un termine di quella cosa e basta, il tuo esame l'hai fallito. Quindi questa cosa purtroppo era molto stressante. Poi giustamente facendo anche la pendolare, io facevo un esame, un mese di esami, cioè tutti i giorni avevo un esame, alcuni giorni facevo anche più esami. Il primo anno ho avuto più esami rispetto agli altri anni, proprio perché avevamo anche le terze. Il primo anno ho fatto anche più esami perché avevamo anche, vabbè, linguistica, avevamo letteratura, sia francese che inglese, insomma avevamo più esami, mentre poi avevamo anche degli esami da, diciamo, tipo, alcuni erano obbligatori, altri esami da parte, vabbè, insomma, era un macello. Un anno poi ho avuto più esami perché a un certo punto loro hanno deciso, per la gente che è venuta dopo a iscriversi, di togliere un sacco di esami. Questa cosa mi ha dato un sacco fastidio perché noi eravamo un po' tipo le cavie di questa università, perché era solo il secondo anno che esisteva, quindi ci hanno dato un bordello di esami, poi li hanno tolti per i nuovi arrivati e poi hanno comunque continuato a noi a tenerceli. Quindi noi che abbiamo iniziato con quegli esami ce li hanno tenuti fino alla fine, però ai novellini che sono arrivati li hanno tolti. Questa cosa mi bruciava un casino perché dice, scusa, se lo togli, toglilo a tutti, ma va a cagà. Un'altra cosa fastidiosa è che appunto quando io sono uscita dal liceo non vedevo l'ora di arrivare all'università e fare quella vita universitaria che tutti sognano. Purtroppo qual è il problema? Era un'università privata, accettavano solo 100 persone all'anno, quindi i corsi tipo criminologia eravamo un casino, i corsi tipo letteratura eravamo un casino, i corsi di linguistica applicata eravamo tutti perché erano corsi obbligatori per tutti, tranne criminologie, che appunto io avevo scelto criminologie, però avevamo altri corsi del tipo diritto, marketing e turismo, quindi tu potevi scegliere il blocco che ti piaceva, e mettiamola così, quindi ho scelto criminologia, ma c'era gente che faceva diritto, marketing e turismo, che era proprio appunto che una volta finita la tua laurea potevi continuare con quelle cose là se ti andava, ecco. Quindi cosa è successo? Che sei arrivato all'università e onestamente è stato come tornare al liceo, perché eravamo pochissimi in classe durante i corsi di tipo francese soprattutto, avevamo sempre i compiti da fare perché giustamente traduzioni da fare per casa, avevamo tipo anche grammatica, il primo anno abbiamo fatto grammatica, avevamo compiti da fare per casa, insomma mi era sembrato di tornare completamente al liceo. Quindi questa cosa non mi è piaciuta per niente, perché appunto i prof un po' come al liceo avevano iniziato ad avere i loro piccoli preferiti, i loro piccoli cocchi del prof. E questa cosa mi ha urtato non poco, perché io già al liceo ho avuto a che fare con questa cosa e onestamente pensavo di arrivare all'università e di uscire fuori da questo mondo ridicolo, quindi, e invece no. Poi, appunto, per fortuna, è finita! Quindi io per questa università direi che sì, mi hanno preparata bene, sì, mi hanno insegnato certe cose, ma onestamente ho trovato ridicola la cosa del tipo fare traduzione e utilizzare solo i dizionari. Qua in Canada chi fa traduzione ha accesso a tutto, ha accesso ai dizionari online, ha accesso a qualsiasi cosa online, si fa tutto online.
mentre noi avevamo ancora il dizionarietto e scrivevamo a mano. Questa cosa è un po' ridicola perché quando tu farai il traduttore nella tua vita non utilizzerai mai un dizionario cartaceo. Diciamoci la verità, chi utilizza un dizionario cartaceo? Può capitare che magari decidi di comprarti un dizionario specifico per una cosa specifica, ma comunque chi è che utilizza un dizionario cartaceo quando comunque hai delle risorse? E non sto parlando di Google Translate, sto parlando di dizionari proprio online. Cioè, qua in Canada addirittura ci sono dei dizionari tipo proprio fatti anche dal governo direttamente, cioè sono proprio dei siti pazzeschi fatti strada Dio, ma anche in Italia c'erano. Quindi tu facevi questi esami di traduzione che, per carità, cioè avevi il dizionario, però è molto più lenta la cosa, cioè mi sembrava di essere ritornata tipo al liceo quando facevo le versioni di latino, che almeno latino capisco, cioè capisco che non mi dà internet perché le troviamo tutte le traduzioni, però per l'inglese e per il francese, cioè cosa vuoi che cambi se io uso internet e non uso internet? Cioè se io sono capace a tradurre, sono capace a tradurre. Quindi questa cosa è stata una cosa molto antiquata, onestamente, perché sì, diciamoci la verità, Annis, un traduttore, finiti gli studi, decide di comprerò 50.000 dizionari per argomento, ma dai, ma va. Poi un'altra cosa erano gli orari. Come ho già detto, io avevo tantissimi corsi, quindi facendo la pendolare era veramente dura, cioè io ho perso tutta la mia vita sociale facendo la pendolare, e se siete pendolari forse lo capirete benissimo, perché appunto sei sempre su un treno. La mia università purtroppo era anche molto lontana, non era neanche l'università statale di Padova, che era in centro, quindi ci mettevo tipo una ventina di minuti incluso il treno, mentre la mia era veramente in mezzo ai campi con le mucchette, quindi purtroppo ci mettevo tantissimo ad arrivare là. Quindi succedeva che avevamo tipo anche un solo autobus che arrivava e noi avevamo lezione dalle 9 alle 5 e mezza, ok? Questo era il nostro orario dal lunedì al venerdì. Quindi cosa succedeva? Che spesso l'autobus che passava proprio alle 5.35 e pur di prendere il treno delle 6, che era un regionale veloce, dovevamo uscire un 5 minuti prima. Quindi questa cosa noi, tanti pendolari, ma non eravamo neanche così tanti da dire in classe, avevamo chiesto ai prof di questa cosa, mi hanno detto possiamo per favore uscire 5 minuti prima questi giorni, bla bla bla, e molti di loro avevano detto no. Cioè ci hanno trattato come dei babbei, perché dicevano, vabbè, voi non state attenti, io ne... Cioè cos'è che dici di così importante gli ultimi 5 minuti della lezione, che noi non possiamo andare a prendere un cazzo di autobus pur di arrivare a casa, cioè pur di non arrivare a casa alle 8 di sera, perché anche se prendevamo l'autobus alle 5.35, arrivavo a casa comunque verso le 7, quindi capite che io uscivo di casa alle 7 del mattino e tornavo alle 7 di sera, tutti i giorni, e oltretutto io il primo anno pure lavoravo in un ristorante di sera, quindi vabbè, lasciamo sta. Il primo anno è stato veramente durissimo e non lo voglio neanche ricordare. Quindi diciamo che anche questo rapporto con i professori era veramente patetico. I professori, come ho già detto, vabbè, a parte quelli che avevano i cocchini, quelli che erano molto sgarbati, quelli che pensavano che la loro classe fosse la più importante del mondo, insomma lasciamo stare. Io per fortuna a un certo punto ho iniziato a lavorare, il secondo anno ho iniziato a lavorare di giorno, quindi ho deciso di prendermi l'esonero. Quindi ho deciso di farmi l'esonero totale, in modo che io non fossi obbligata a frequentare le lezioni. Avevamo anche la frequenza obbligatoria, ecco, mi sono dimenticata di parlare della mia frequenza obbligatoria. Avevamo anche la frequenza obbligatoria, quindi ho deciso di prendermi l'esonero in modo che potessi saltare delle lezioni che o non mi interessavano, che magari sapevo già quelle cose, o che ero sicura delle mie capacità in quel corso, oppure proprio di saltarle in modo da riuscire a prendere il mio cacchio di treno. Spesso ho saltato delle lezioni perché appunto proprio lavoravo, quindi non era una bugia, ma spesso mi è capitato di magari mancare lezioni perché il venerdì, cioè, ogni venerdì c'era uno sciopero, quindi raga, cioè, mi dispiace, però cioè, io non mi prendo un treno rischiando di restare in stazione tipo a Padova, perché non so come sarei tornata a casa se no. Insomma, il primo anno è stato molto molto duro, perché come ho detto, i weekend li passavo sui libri, perché comunque dovevo fare i compiti, dunque dovevo prepararmi per cose, non avevamo parziali, quindi giustamente facevi le tue sessioni, fine, non esistevano i parziali. Quindi mi sono lamentata della mia università italiana per tipo 20 minuti, però vabbè, speravo di non fare questo video così lungo, però insomma, passiamo all'esperienza canadese. L'esperienza canadese è stata un'altra storia. Uno, sei alla magistrale, quindi c'hai
Io alla magistrale ho scelto solo traduzioni, più precisamente ho scelto traduzione letteraria. Giustamente avevo molti meno corsi rispetto alla triennale, cioè è stata una cosa tipo wow. Avevo una cosa come 3 giorni a settimana, avevo corsi, 2 giorni erano pieni e 1 giorno era solo mattina, quindi era top. Appunto io lavoravo anche, quindi non è che mi grattavo, lavoravo tutti i giorni. Quindi il fatto che non avessi lezioni tutti i giorni aiutava molto anche per lo studio, perché anche qua non è che avevo compiti da fare, però qua ci sono dei mini parziali, fai delle... Io ho già spiegato un po' il loro modo di fare, però fai comunque degli essay, devi fare delle presentazioni che comunque hanno una certa valutazione, hanno una certa percentuale, in modo che quando arrivi all'esame finale tu hai già una percentuale, ecco. Quindi avevamo degli essay tipo di metà semestre, o avevamo degli esami di metà semestre, poi avevamo anche l'esame di fine semestre, e poi avevamo le presentazioni, poi appunto nei corsi di traduzione dovevamo fare le traduzioni per casa, le correggevamo in classe, poi le dovevamo la prof ce li correggeva, ci dava un voto, mettiamola così, in modo che quando arrivavi agli esami comunque arrivavi sempre con magari la sufficienza, quindi il tuo esame potevi anche benissimo far schifo, ma la sufficienza la prendevi. Mi è piaciuto un sacco il modo in cui insegnano qua. Uno, perché sì, eravamo pochi anche qua, eravamo una cosa come 6, perché qua in Canada è raro che la gente faccia magistrale, figurati il dottorato. Quindi eravamo pochissimi, giustamente anche qua la frequenza era obbligatoria, ma alla fine io abitavo proprio a 5 minuti dal campus, quindi la differenza è stata questa. Abitavo vicinissimo al campus universitario, lavoravo, anche al lavoro non ho mai avuto problemi, davo il mio orario di lezione e le mie disponibilità, loro mi facevano un orario secondo le mie disponibilità, quindi era meraviglioso. Poi appunto i corsi sono stati tutti belli, ho avuto dei prof magnifici, vi giuro, non riuscivo a capacitarmi di aver trovato dei prof così competenti, così bravi, erano sempre disposti ad aiutarti. Io per esempio sono arrivata che non sapevo un cacchio della lingua, quindi figuratevi, cioè ero veramente messa male, perché io, come vi ho già detto, ho avuto una pessima prof di francese, l'ho già detto e lo ripeterò per sempre nella vita, ho avuto una pessima prof di francese che aveva i suoi cocchini belli, che dava 30 così a caso, vabbè. Quindi sono arrivata qua che comunque il mio livello di francese era buono, per carità di Dio, ma non era buono da affrontare, tipo da dire oh my god adesso affronto un esame così. Cioè, però i professori sono stati molto comprensibili, cercavano di aiutarmi, ovviamente non sto dicendo che mi mettevano tipo, mi davano più tempo, mi davano voti più alti perché ero straniera, no, mi mettevano al livello dello stesso livello degli altri studenti, semplicemente ogni tanto mi davano dei consigli che potevo tipo migliorare, quindi questa cosa a me faceva piacere, perché non è che mi davano dei consigli in maniera presuntuosa o saputella, anzi loro apprezzavano tantissimo i miei sforzi, e io ci ho avuto 2 prof che mi hanno vista dal mio inizio, proprio principio fino alla fine della mia magistrale, hanno fatto anche parte della mia commissione per la tesi. E onestamente hanno sempre detto wow, cioè hai fatto dei progressi pazzeschi, questa cosa è bellissima, e tutto quanto, ci ti incoraggiavano proprio, quindi a me questa cosa, cioè non dico che tu mi devi dire bravissima, sei stupenda, ma all'università italiana onestamente non ho mai avuto incoraggiamenti, anzi tipo ciao, ti dicevano non ti darei 18 ma non te lo do perché so che puoi fare di meglio, questo non è un incoraggiare, questa cosa di bocciare le persone perché pensi che faranno di meglio, no, perché mi buttavo giù tantissimo, mi sentivo un idiota, cioè proprio sono uscita dal liceo, pensavo che all'università sarei stata pazzesca, poi sono andata all'università e onestamente mi sono sentita un idiota, il primo anno di università mi sono sentita proprio una capra. E invece qua all'università canadese io onestamente, anche il rapporto con i prof, cioè non si dà del lei, cioè si chiama per noi il prof, ti aiutano, hai bisogno di aiuto, vai da loro, ci parli, no problem, veramente una cosa meravigliosa. Poi vabbè, magari sono stata fortunata anche ad aver trovato dei prof così meravigliosi, ma vi dico, io mi sono trovata strada di io all'università, appunto avendo meno corsi, avendo meno cose da fare, ok. Però vi dico, mi sono trovata veramente bene, avevo meno corsi ma comunque avevo sempre tante cose da fare, però si riusciva ad organizzarci molto meglio. Io comunque sono organizzata di mio in generale, ma qua in Canada la prima lezione il prof ti dava il... oddio, com'è che si chiamava quella cosa? Vabbè, ci dava un documento dove ci diceva ecco le date degli esami, dei metà trimestre, fine semestre, di qualsiasi cosa dobbiamo fare delle presentazioni, dobbiamo scrivere degli... insomma, tutto, cioè... Io questa cosa l'ho avuta in gennaio, perché ho iniziato il trimestre invernale, a gennaio ho avuto tutto per tutto il semestre. Cioè era una cosa meravigliosa, onestamente, tutto un altro mondo. Quindi ovviamente non sto qua a dire che l'università italiana fa cacare tutto quanto, però ovviamente sì, una cosa positiva è che puoi rifare gli esami in Italia, ma non direi che sia così positiva, mentre qua in Canada io non potevo fallire gli esami, perché se fallisci gli esami non è che puoi ridare gli esami, devi rifarti il corso, devi rifare tutto da capo.
Quindi questo è un po' stressante come cosa, ma giusto. Ma come vi ho già detto, se tu ti impegni durante il semestre, arrivi già all'esame che con la sufficienza, quindi se tu l'esame lo fai bene, cioè finisci per avere un voto pazzesco. E vi dico che io mi sono veramente impegnata un sacco, sia perché avevo difficoltà all'inizio col francese, ma mi sono proprio impegnata anche per me stessa, proprio per dimostrare a quella troia della mia ex prof che mi diceva che ero un incapace. Sì, sì, no, cioè proprio senza problemi, me lo diceva proprio senza troppi giri di parole. Quindi io sono uscita comunque dalla magistrale con un, cioè con una media molto buona, con, cioè non mi posso veramente lamentare, anche la tese è stato tutt'altro lavoro, cioè tutt'altro lavoro, non vi dico, la mia relatrice italiana è stata bravissima, solo che io ho fatto un lavoro molto da sola, proprio perché, perché sì, alla fine sapevo meglio l'argomento di lei, ma lei è stata bravissima, mi correggeva tutto in tempo, insomma, e anche qua è stato tutto un altro lavoro la tese, come ho già detto ho fatto un video proprio a proposito. Però anche qua, tutta un'altra organizzazione. Le segreterie, oh my god, le segreterie canadesi esistono, c'hanno degli orari, se tu hai un problema vai là, no, no, un altro mondo. Quindi per quanto riguarda il percorso, cioè com'è, il fatto che comunque io, grazie all'università italiana, avevo un sacco di crediti, avevo tutti i miei corsi di traduzione e interpretariato, quindi quando ho applicato per venire qua in Canada, loro hanno visto che le nostre lauree sono di 1 milione di crediti, ho fatto un sacco di corsi importanti, quindi io quando sono arrivata qua non ho dovuto recuperare crediti, non ho dovuto recuperare corsi, che spesso capita questa cosa quando vai all'estero, perché proprio perché appunto ho fatto un sacco di esami, quindi non è che loro potevano chiudere un occhio se non hai fatto tanti esami, no, ho fatto un po' di esami. Infatti mi hanno detto, guarda che quando abbiamo ricevuto la tua application eravamo un po' tipo what the fuck, però sì, diciamo che per carità mi hanno preparata bene in Italia, ma io in Italia non ci tornerei mai a studiare, ecco perché sono scappata via per la magistrale, perché ho avuto una pessima esperienza. Vabbè, io c'avevo già la pessima esperienza del liceo, però la triennale è stata proprio una cosa orribile, non vedevo l'ora che finisse, per fortuna ho finito tutto in tempo, mi sono laureata in tempo, sono scappata tipo dopo un mese dalla mia laurea, ero già in Canada. Quindi sì, diciamo che per carità io non posso dire che l'istruzione italiana faccia schifo, a me dà fastidio come è organizzata l'università, mi ha dato fastidio che ci trattassero come dei poppanti, mi ha dato fastidio che ci fossero ancora le preferenze e tante cose del genere, anche c'è, cioè, vabbè, gente che copiava, c'è, cioè, all'università, raga, la gente che copia, che tristezza. Poi anche qua gli esami di traduzione, appunto, tu qua puoi utilizzare qualsiasi strumento, a loro non interessa, loro vogliono che tu sappia tradurre, non che tu sappia i vocaboli a memoria, perché non sei un dizionario, siamo esseri umani, possiamo sapere la lingua fino a un certo punto. Quindi sì, diciamo che chiuderò questo video, mi è sembrato credo di aver parlato 70.000 minuti. Chiudo questo video. Se ho blatterato troppo e avete altre domande, fatemelo sapere. Spero che questo video non vi abbia annoiato troppo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!